Centro Studi Danza Maria Rosaria Cimafonte di Varlo della Lucania sarà protagonista alla 12ª edizione del Tanz Olymp di Berlino. Unico nel suo genere, l'evento si svolge già dal 2014 all'insegna della danza come lingua globale. Dirette dalla maestra Maria Rosaria Cimafonte, le ragazze del Cilento parteciperanno insieme al team di Tony Martin Ballet di Castellammare e a un gruppo di Lecce, lo stesso gruppo che già nel 2010 ha partecipato al Tanz Olymp di Berlino, tornando a casa con importanti riconoscimenti. Allora sì, siamo molto contenti che quest'anno per la 12ª edizione del Tanz Olymp di Berlino anche questo gruppo fantastico di Vallo della Lucania, del Centro Studi Danza diretto dalla signora Maria Rosaria Cimafonte, avranno l'opportunità di confrontarsi con ben 800 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Una gara fantastica, un premio conosciuto in tutto il mondo, ma per lo più uno stimolo ad andare avanti. 800 i concorrenti della 12ª edizione, provenienti da ben 30 paesi, tra cui Germania, Finlandia, Spagna, Svizzera, Austria, Grecia e numerosi paesi dell'Europa occidentale, oltre alla Cina, Giappone, Corea, Brasile, Stati Uniti, Canada e Italia, che gareggeranno nelle categorie danza classica, danza moderna, danza di carattere, danza folk, jazz e pop, in una 5 giorni di gare, workshop e seminari che si svolgerà dal 17 al 21 febbraio. L'esibizione della scuola di Maria Rosaria Cimafonte è prevista per il 18 febbraio. Quest'anno saranno loro, più un gruppo proveniente da Lecce e un gruppo di Castellammare di Stabia, a confrontarsi. Porteranno due coreografie bellissime, chiaramente i colori della nostra terra partenopea, uno dedicato al nostro antica maschera Pulcinella e l'altro appunto alla tarantella rossiniana. Io mi auguro che tutto vada bene, vorremmo riuscire a raggiungere uno dei traguardi importanti, ma il solo fatto di essere gli unici italiani presenti a questo concorso ci rende pieni di gioia, di orgoglio e speriamo di fare bella figura.